Ragazzi, io vi dico la mia situazione, quella che sarà da domenica, ok? Perché ora è ufficiale e quindi da oggi, anzi da stasera, ripartirà il ritiro della Juventus, che porta così la squadra a riposo per domenica, ok? Perché si disputerà la partita di Genoa, di Juve Genoa, ok? E non ci dimentichiamo che la Juve potrà dire la sua sul campo ad Allianz Stadium, perché da domenica cerchiamo risposte, ok? Perché hai zero scuse, caro Max. Perché è così, ok? E ora cominciamo a dire che ora diamo una svegliata ai ragazzi, perché noi, come tutti gli altri, saremo sempre a difendere la nostra Juventus, ok? Perché se si gioca bene, bisogna giocare bene, ok? E da squadra pure contro il Genoa, va bene? Quindi questo è quello che vi porto ad argomentare oggi, ok? E poi diciamo le cose come stanno, va bene? Quindi questo è tutto dalla parte della Juventus e dalla squadra, ok? Quindi pensiamo ai rinnovi, perché quello di McKennie sarà un rinnovo fino al 2026, così come a Chiesa lo stesso, a Szczęsny pure, se lo rinnoviamo pure no, perché c'è una carta che Carnesecchi può arrivare alla Juventus, non lo so, ok? E pure Gatti e Danilo lo stesso, ok? E Rabiot. E questi sono gli unici a rinnovare, va bene? Quindi questo è tutto della fase del calciomercato, insieme con Allegri, perché ci proietta nella tournée americana per l'estività, ok? In tutto questo. Quindi io chiudo così, con questo video, dove approfondiamo anche l'Inter e dei sorteggi della Champions e l'Europa League, ok? Allora, io voglio fare una precisione sopra a quello che hanno detto, ok? Io parlo della mia Juventus, certo, e tu, che ha fatto finemo, caro interista, spiace, spiace, perché siamo usciti dalla competizione della Champions League. Spiace per aver perso, però portiamo l'Inter dove merita. E siccome deve vincere lo scudetto l'Inter, lo festeggerà quello contro il Milan. Inza! Ma quando strunzetto dici Inza? Spiace, spiace.
non ti ho raccontato e ho sbagliato. E quindi rimbocchiamoci le maniche e pensiamo solo al campionato. Inza, ma che dici? Inza! Inza! Mi dà che il Champions League è una cosa, caro interista! Inza, che dici tu? Tu non sei parlato a squadra tia, quando fa schifo! Ovi! Ma perché a squadra mia? E la faccio trascinare? Nella competizione della Coppa per club, ok? A mondiale per club. Mentre tu ti sei già qualificato, caro cartolato, sti prescritti e pagliacci di merda siete. Siete dei pagliacci di merda, ok? Spiace perché volevo giocare la Champions League contro il Borussia. Spiace. Inza, ma tu fatti fare una curva. Il Borussia ha preso un'altra squadra. Sentimi a me, Inza. Ok? Quello sei tu. Che dici così? Io no, ok? Perché sono le cose come stanno. Se il Borussia avrebbe preso l'Inter, tu che cazzo hai fatto il match? Ma è flu. Tu senza aiutini non vinci, te lo dico io, caro Inzaghi. Tu senza l'aiuti non vinci, perché se no lottavi per il quarto posto. Te lo dico io, sei una stufa qua, caro interista. Ok? E qui cominciano a fare i midi su Panui. Noi abbiamo vinto 38 scudetti sul campo. 38! E qui parlano su Panui. Vedi il karma piuttosto. Vedi il karma come ritorna. Tu caro interista, che fai pagliaccio fai? Parli, capo, che poi non vince un cazzo, sento mamma inza. Io te lo dico, la sportività, perché questo è calcio, cari miei, è calcio questo. Dove sta qui? L'autavo. Oh, ho sbagliato il rigore. Cosa ci fa pure? L'autavo! Ha fatto 23 gol, ha fatto! Qui un scimo là! Vlahovic ha più gol di te, caro mio! A 15 gol è arrivato! Quindi smettetela di fare così, che tanto amo il fallimento è ancora più vicino! Ok? E perdo contro Napoli, poi perdo pure contro Fiorentina. Anzi, perdi contro l'Empoli, scusa. Poi perdi con la Fiorentina e perdi pure con il Milan. Ok? Perché tu devi lottare per lo scudetto, è vero. E noi dobbiamo fare 5 partite su 6 vittorie. Ok? E altri 3 punti in paio, ragazzi, perché da domenica ci dobbiamo anche muovere a vincere, ok? Più l'Inter vince e noi rosicchiamo, ok? E se noi vinciamo voi rosicate, ok? Perché io ho fatto la festa quando l'Inter ha perso dall'Atletico Madrid. Poi è normale che arrivi là agli ottavi e tu dici furbo.
tutta la di squadra serena tutto scalzato, scalzate. Quindi questo è. Non prendete ancora vittorie, che è un scudetto perdito, sin mamma. Ok? Ancora ste cazzate, ancora contro la Juve, basta! Tu prima di vincere 38 scudetti, 3 Europa League, ok? 2 finali di Champions e 7 finali perse, ok? E ci metto quella con Barcellona, poi contro il Real Madrid. Tu che cazzo hai fatto l'anno scorso? Sei andato in finale senza motivo e un sito te l'ha messo in culo. Ok? Quest'anno hai perso contro l'Atletico e tu picchi la dritta da avuto. Così la finisce, ok? Quindi questo è. Basta! Quell'anno di gloria con Antonio Conte l'hai avuto. E poi basta! Finì! Finì! Ok? Tutto finì! Quindi questo è un fallimento si trova. Cavolo, se non ci andiamo in Italia, caccini po'. Allora sta qui, Zangala, sta in carcere, sta così a maledetto, vi? Quindi questo è. Non parlare solo della Juventus, tuo caro interista. Che se no noi non mettiamo cosa in alla fine. E radiazione, serie B e fallimento. Oh, interista! Affluto da fu pagliaccio. Serie B, retrocessione, fallimento. Oh, ma che droga lo facete? Che droga lo facete? Che droga lo facete? Siete bersi. Noi mettiamo a terza stella, ma di mandare io in Serie B e un gettonato scudetto. Ma che droga lo facete? Che droga lo facete? Ciao, interista! Poi ci vediamo l'anno prossimo. Ciao, ciao! Tu continua a fare un pagliaccio. Ciao! Oh, comunque, iscrizione al canale. Ok? Caro interista, muoviti a iscrivermi. Forza! Lascia l'iscrizione adesso. Forza!